Al Palatavrus per gli over 80 che riceveranno la terza dose, la dose aggiuntiva, c'è anche la possibilità da oggi, 7 ottobre, di vaccinare contro l'influenza. Carlo Brusadelli è un over 80 che ha letto la notizia sul giornale e quest'oggi si è recato qui per chiedere se fosse possibile, ecco, fare ciò. Sì, è vero, ho letto sul giornale che si può fare il doppio vaccino, allora sono andato a sentire e c'è la possibilità che si fa una dose, tutte e due le dosi assieme, insomma. E quindi non ha esitato. Non ho esitato, no, no, io mi fido del vaccino, perché se no non lo farei mica. Invece tanti non lo fanno, non so perché hanno paura di farlo, ma oggi come oggi ci vuole il vaccino. Hanno sbagliato che Draghi, mica Draghi, quello che c'è deve fare. Il vaccino obbligatorio, non Ecco, è. sì, beh, lei non ha una prenotazione No, quest'oggi, giusto? Si è niente. recato qua per vedere se comunque è possibile aderire, diciamo, a questa iniziativa. Aderire sì a questa iniziativa. Vedo, faccio la puntura e c'è tutto e due assieme, se no devo fare questa qua, dopo un altro influenzato, invece la possibilità di fare tutte e due le dosi, e per me va benissimo. Grazie, grazie mille. Allora la lasciamo andare, Bene, insomma. grazie. Carlo, come altre persone, quest'oggi proverà anche senza prenotazione appunto a ricevere anche il vaccino antinfluenzale. Qui è presente la Protezione Civile, tra l'altro gli alpini sono presenti di colico. Di colico, sì. C'è calma, ormai sì, c'è calma al Palatavrus in questo periodo. Sì, in questo periodo siamo abbastanza tranquilli, non c'è molto flusso di gente, soprattutto anziani accompagnati, giovani molto pochi, qualche extracomunitario. Ecco, voi ogni giovedì fate Noi servizio qua. facciamo servizio tutti i giovedì ormai dal mese di febbraio, tutti i giovedì siamo impegnati, prima a Barzio e adesso qua al Palatavrus, Certo. per assistere alle vaccinazioni. Certo, grazie, grazie mille e buon lavoro, insomma. Come detto, quest'oggi 7 ottobre partono le vaccinazioni anche antinfluenzali al Palatavrus. La notizia è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno dalla regione, giusto qualche giorno fa, l'ha affermato, infatti, l'ha stabilito, la possibilità di fare questo è arrivata anche dal commissario, Figliuolo. La notizia è stata riportata dall'assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha appunto spiegato che ci sarebbe stata per gli over 80 che sono qui per ricevere la terza dose la possibilità di essere vaccinati anche con il vaccino antinfluenzale. L'opportunità è offerta a chi ha diritto, ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, la vicepresidente di Regione Lombardia. Diamo il via a una nuova tappa di questo piano vaccinale che prosegue con successo, come ha confermato anche il generale Figliuolo. Di conseguenza, Moratti ha anche chiarito come i numeri della Lombardia si attestino su veramente quote molto molto alte e ad ogni modo c'è stata una corsa per riuscire ad ottenere, a più che altro trasportare i vaccini antinfluenzali qui al Palatavrus, dove oggi alle ore 9:12 è stata effettuata la prima vaccinazione anche antinfluenzale. Dedicata appunto agli over 80 che erano qua per ricevere la terza dose o alle persone cosiddette immunocompromesse. Mentre la terza dose è stata anche approvata, come ha fatto sempre sapere Letizia Moratti, ma come è notizia che è arrivata dall'EMA, è stata approvata anche per gli over 18, proprio dall'ente europeo che si occupa di prendere queste decisioni, l'EMA per l'appunto. Di conseguenza, quest'oggi la situazione, come del resto da un lungo periodo a questa parte, la situazione al Palatavrus è calma, ci sono diverse persone che si stanno vaccinando per la prima volta, tanti over 80 che si stanno vaccinando per la terza volta, qualcuno che quest'oggi ha provato ad arrivare senza prenotazione. Noi, beh, chiaramente si sconsiglia assolutamente, anzi da
dalla SST e anche dai funzionari comunque del Palataurus ci fanno sapere che non ci si può presentare qui per effettuare la terza dose senza prenotare. Comunque c'è qualcuno che quest'oggi ci prova per ricevere anche il vaccino antinfluenzale. Grazie mille per averci seguito e ricollegatevi sempre su Eco FM.